Benedizione degli oggetti sacri. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Dalla lettera di San Paolo ai Filippesi. Fratelli e sorelle, rallegratevi nel Signore sempre. Ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con suppliche, ringraziamenti, e la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Parola del Signore. Dio onnipotente ed eterno, tu hai sottomesso agli uomini tutto il creato perché compiano opere di carità vicendevole. Ascolta, benigno, le nostre preghiere che invocano la tua benedizione su tutti coloro che si serviranno di questi oggetti. Possano riconoscerti sempre come sommo bene ed arricchire i fratelli con amore sincero. Per Cristo nostro Signore. Voi, vostri oggetti sacri, benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Adesso segue la preghiera di guarigione. Gesù, eccoci. Ci qui e ti apriamo le nostre mani e il nostro cuore come a Maria. Vogliamo ascoltare tua parola. Gesù, cambiaci. Modelli i nostri cuori come tu vuoi. Mandaci tuo Spirito Santo e lui cambi i nostri cuori. Vieni Spirito Santo, vieni su tutti noi. Purifica i nostri cuori. Gesù, anzi, la fede di quella donna, tua fede ti ha salvato. Gesù, risvegli in ciascuno di noi la fede e la fiducia in te, per credere fortemente che Dio ci ama, per credere che Dio ci perdona
per credere che Dio ci porta avanti, per credere nella provvidenza divina, per non preoccuparsi angosciamente. Gesù, accresci in noi la fede e la fiducia che a Dio nulla è impossibile. Gesù, io credo. Gesù, confido in te. Gesù, guarisci i nostri cuori. Madre Maria ci invita a pregare per la guarigione dei nostri cuori. Gesù, guarisci i nostri cuori. I nostri cuori si trovano sentimenti negativi, pensieri negativi, gelosia, invidia, odio, rabbia. Gesù, guarisci i nostri cuori. Sono le ferite del passato. Magari c'è anche mancanza del perdono. Gesù, guarisci i nostri cuori. Gesù, donaci amore. Gesù, versa amore nel mio cuore. Donami l'amore verso la persona che mi ha fatto del male. Donami l'amore verso la persona che non amo, non sopporto, persona che non saluto. Gesù, donami amore. Persone che hanno l'odio nel cuore, coloro che litigano, ti preghiamo Gesù, risvegli l'amore in loro. Toccali di tuo amore. E i loro cuori guariscano. Gesù, dona mio amore. Merci Jésus.
oslobodi naša srca, Isuse. Gesù, liberi i nostri cuori. E noi siamo legati alle cose, noi dipendiamo dalle cose. Siamo dalle cose materiali, siamo schiavi all'avidità. Ci servono tante cose per la vita. C'è avidità, vogliamo sempre di più. Gesù, liberaci. Spesso cerchiamo quello che ci serve. Noi possiamo vivere in modo semplice. Gesù, liberaci dalle dipendenze del nostro aspetto, quello cosa qualcuno pensa di noi. C'è dalla dipendenza della televisione, da internet, dei giochi d'azzardo. Ti preghiamo anche per le persone che sono schiave alla droga, giochi d'azzardo, alla pornografia. Ti preghiamo per le persone che sono sotto l'influsso del maligno. Gesù, liberaci. Gesù, liberaci. Gesù, tu ci inviti a prendere la croce e ti preghiamo per questa grazia, finché noi possiamo accettare noi stessi, per poter accettarci così come siamo, per poter accettare il proprio passato, il proprio handicap, le perdite, mancanze. Gesù, donami grazia poter accettare la persona con quale vivo e lavoro, poter accettarla proprio così com'è. Gesù, donami grazia per poter accettare handicap, malattia. Gesù, nelle tue mani mettiamo le persone malate al corpo e all'anima. Gesù, tocca il loro dolore. Ti preghiamo, dona loro la salute del corpo e dell'anima. Nelle tue mani mettiamo tutte le persone che si sono raccomandate nelle nostre preghiere, tutti coloro che soffrono a causa delle guerre, a causa di diverse altre cose. Gesù, donaci tua pace. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Questa sera finiamo con traduzione simultanea, la riprendiamo domani, se non inizia la Santa Messa serale.
Grazie per la vostra attenzione e buona continuazione in preghiera.